Video reaction a WandaVision episodio 3. Vorrei essere un musicista solamente per imparare a suonare questa sigla. Tutti gli strumenti, tutti io. Io vorrei essere un'orchestra, un uomo orchestra vivente. Bellissimo! Anni 60! Dai, le pettinature, i costumi, tutto perfetto. Questi sono esattamente i tempi in cui giravano la donna bionica, Wonder Woman, che replicavano sino agli anni 80, quindi io da piccolo li guardavo. Trasuda cultura pop dappertutto. In color. No, però forse la donna bionica e Wonder Woman forse erano anni 70. Molti litigano per il nome, ecco. Il respiro comunque aveva lo stesso ritmo di We Will Rock You. Sti orecchini mi ingrassano. Momento serietà. No, vabbè. È tornata indietro nel tempo perché lui stava capendo, però con un montaggio fatto volutamente male, dove si vedevano gli stacchi. Cioè, lei che sta calmando lui. Che cazzata. L'intermezzo anni 60. Hydra Shock. Io non so se abbia già fatto qualcos'altro di comico Elizabeth Olsen, però ha dei tempi comici fantastici. Sarebbe perfetta come attrice comica. Senza lavarla. Cos'è? Una cicogna. Ancora. E non si accorge di niente. Comunque l'abbigliamento di Geraldine è chiccissimo a manetta. Ma e così scopre dei poteri. Così. Super pulito, con il cordone ombelicale già staccato. Ma non dovrebbero essere due gemelli. E infatti il pancione non gli si è sgonfiato. Lei col vestito tutto pulito con cui ha appena partorito. E questa è un'allusione al fatto che loro sono tutti imprigionati lì dentro, in quella realtà. Come fa a saperlo? Sword. Tornata a fare la recitazione da sitcom, però non si sono sentite le risate.
ma non è uscita dalla porta. Sta diventando in 16 noni. È uscita dalla realtà alternativa. Si è visto all'esterno, finalmente! È una sorta di Truman Show che però si è creata lei. Non può finire così, cavolo! Io sono sicuro che se avessero fatto come fa Netflix, che pubblica le serie tutte in una volta, me la sarei divorata in un giorno solo, il primo giorno che l'avrebbero fatto uscire. Quindi chi era Geraldine in realtà? Era sicuramente un agente della SWORD che hanno mandato dentro quella realtà che si è creata Wanda tutto intorno per cercare di recuperarla. Ma perché la SWORD deve avere l'interesse a recuperare loro da lì dentro? Anche se lei fosse impazzita e per il dolore del lutto si sia creata una realtà alternativa, alla fin fine mi chiedo a chi sta dando disturbo lì dentro. Chi è che la vuole fuori da lì e perché? Grazie per aver guardato, fatemi sapere le vostre impressioni e ci vediamo al prossimo episodio del mio reaction vlog con il prossimo episodio di WandaVision. Ciao! Comunque, ho pensato questo: tu sei un agente della SWORD, vuoi entrare in incognito per cercare di prendere Wanda da lì dentro ed entri con un ciondolo che è il simbolo della SWORD. Sei anche un po' coglione.